Buongiorno, good morning. Oggi facciamo la puntata. Purtroppo la facciamo qui sul mio profilo perché sulla pagina Playful Life oggi non funziona. Vabbè, sono cose tecniche, un po' come dire, per metterci alla prova. Non so perché, però è così. Allora, aspettiamo un secondo che arriviamo tutti qua su questa pagina qua. Queste prove tecniche sono sempre un po', come dire, challenging, ok? So these technical problems are always a little bit challenging, but things normally work out in the end, so e vedo già che qualcuno si è riuscito ad arrivare, quindi bene, good morning, buongiorno. Allora, può essere anche che qualcuno incontra questo video qua stamattina per puro caso, il fatto che sta sul mio profilo. Allora, se sei capitato per puro caso, benvenuto, prendi la tua sedia e pratica anche con noi. So it could happen that perhaps by pure chance you've come across this video this morning, so welcome. Facciamo della yoga seduta sulla sedia, che in realtà, come dire, un adattamento dello yoga classico, però comunque abbiamo comunque la stessa occasione per entrare molto in profondità con noi stessi. Ok, allora, qui dietro abbiamo la ciliegia, forse non la do pieno gloria, eccola che bella. Anzi, prima di iniziare andiamo un po' più vicino, così prendiamo proprio e sentire il suono delle api qua dentro, le sentite? Vabbè, io li sento tante api là dentro. Allora, torniamo a noi qui. Allora, non so cosa è successo con questa cosa, caspita qua. Allora, mettiamo così. Allora, torniamo a noi stessi, come back to ourselves, feeling our bodies, feeling our feet on the floor, head up into the air, shoulders relaxed, le spalle rilassate, mani, come dire, le braccia completamente abbandonate, ecco, respiro libero, our breath starts to become a bit freer as we relax all the muscles. Volevo capire che lezione numero era questo qua oggi. Cioè, non è che mi importa granché, però mi sembra, forse siamo a lezione 10, qualcosa così. I was wondering what chair yoga session we'd come to today. I mean, it's not really so important, but I thought maybe it's the 10th lesson or something like this. But anyway, oggi la dedichiamo, facciamo un po' più suoni, ancora sul respiro, e ripassiamo anche le articolazioni. So today we're going to work a little bit more on, we're going to go working on some sounds, on our breath, and on our joints, and obviously some stretches. And i suoni sono molto buoni per aprire il respiro di più e sentire anche, no? Noi siamo tutto vibrazione, e va a stimola le sensazioni nel corpo. So working sound is very interesting. Allora, voglio dire questo anche prima di iniziare. E per me è chiaro questo, però questa tre quarti d'ora che dedichiamo insieme, ce la dedichiamo veramente a questo, quindi non il telefono, come dire, le notifiche sono spente, distrazioni li riduciamo al massimo, cerchiamo, il più ci concentriamo, più il beneficio ritorna. So, I was just saying, I hadn't really said this in the last sessions, but it's a good idea to turn all the notifications off our devices, reduce distractions to the minimum, so we can really get into the work and be really present here and now. Bene, profondo con le braccia, deep breath through the arms.
Allora, ora spiego un po' meglio questo gesto qui. I'm going to explain this gesture, this deep breath, a bit more. Okay, so we start with our hands down, with all of the air out. Iniziamo con le mani basse, con tutta l'aria fuori, completamente fuori tutta l'aria. E piano piano lo risucchio su. Slowly, I'm breathing in as I'm raising my hands. And here I'm full, qui sono pieno d'aria e poi lo svuoto usando tutto il busto. Ok, ancora fuori tutta l'aria, all the air is out. The invitation is also to draw like a luminous, bright white circle with our fingers. L'invito è di disegnare un cerchio luminoso con le dita. Quindi inspirare, cioè inspiriamo particelle di luce. Vabbè, è un'immagine, ok? Inspiriamo particelle di luce, breathing in like light particles if you want to think of it like this. E espirando disegniamo questo cerchio e mandiamo tutta questa energia che abbiamo inspirato a tutte le cellule del corpo. So we're breathing out this light that we're breathing in and breathing into our body. Nel Yoga Sutra di Patanjali, lui è una di queste meditazioni che dà è proprio questa di meditare sulla luce, no? Jyotir. So one of the things that Patanjali says in his Yoga Sutras is to meditate on light. So really imagining the body is much lighter than it is, più luminoso di quello che è. Bene, allora, strofiniamo le mani, rub the hands together. Lavoriamo solo sulla parte mediana oggi. We're just going to work on this middle section. And really breathe out, espiriamo tutta l'aria fuori e inspirare qui. Espirare. Lasciamo un secondo, let it go a second. Immaginare un cilindro proprio, un cilindro. Vedete, presente un cilindro? Quella dal piccolo diventa grande e diventa piccolo e diventa grande in tutte le direzioni, in tutte queste direzioni, in questo piano qua, così. So, you have a cylinder and we imagine here that really the breath is expanding, going back to this shape of a cylinder. Ok, facciamo ancora. Non dobbiamo fare chissà che sforzo, non è che deve delicati, okay? So we don't have to put so much force into it. Just quite delicate, so. Immaginando sempre il cilindro, so imagining the cylinder all the time. Shake hands con le mani. Questa comprende un po' sopra e sotto, no? Questa zona qui. Working on this area here, we work also a little bit on the below bit and the upper bit, but it's really good to open up and free the breath. È molto buono per aprire un po' il respiro qui, no? È proprio in diretta corrispondenza con il diaframma dietro, it's connected to our diaphragm behind it. Spero che già sentiamo meglio. I hope we already feel better. Deep breath of the hands, breathing out first, espiriamo prima tutto.
meglio, no? Sentiamo il respiro più profondo. The breath is already deeper, no? So now we're going to do this deep breath. It's like this, we breathe in. And breathe out. Lo spiego meglio, I'm going to explain it better. So out breath, l'aria è tutto fuori. Inspiro. Continua a inspirare. Continuo a inspirare, espiro, I breathe out then. And breathe out. Again, breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe out. Ancora. Se trovo che già sono pieno d'aria qui, allora la doso di più, cioè prendo meno aria, ok? If I find that I'm already full of air when I'm here, then I'm going to dose it a little bit more, and so that I'm really full of air when I'm here. Così che sono pieno quando sono qui, la stessa cosa, lo doso, lo svuoto, lo doso, lo svuoto, finché sono qui. Ok, facciamo ancora 4 volte. Gli occhi, secondo, close your eyes and feel the benefits, sentiamo i benefici un momento. Bene, profondo con le braccia in alto, deep breath is upwards, breathe out first, espiriamo prima. Bene, piano piano si sblocca tutto, ok? So very slowly, this whole thing, a whole way of breathing will change and free itself up. E allora. I'll do it sideways, faccio di lato così vediamo meglio. Allora. Inspiro, apro il petto, mani indietro, espiro, testa giù in arco la schiena. When I breathe out I'm really hunchbacking, making this curve in my back. Con le braccia. Brilliant. Allora, faccio questi che non ne facciamo un po'. Let's do these, we haven't done them for a little while. Ankles. Change direction. Shake the foot, scuotiamo il piede.
facciamo questo. Aspetta un secondo. Allora, perché è così importante rilassare, rilasciarlo? Why is it so important to do this? To really relax the body? Perché se no noi tendiamo ad aggrappare, abbiamo una tendenza di controllare e questo ci rende rigidi, no? Quindi però dobbiamo cercare di lasciar fluire, e questo è il nostro obiettivo anche. So our idea is that if everything's really tough, stiff like this, it doesn't move, we're controlling, we're not letting things be, as it were, okay? So when we do this, our body learns to let go, to let things flow. Ok. Così. Anche qui, no? Le braccia la fanno, la gamba non fa questa, la gamba è libera. Ok? So here as well, the leg, the leg is not, it's not like a whole thing, I'm doing it together. Arms are doing it. Le braccia la fanno. A volte mi confondo, in che lingua ho detto la cosa. Every now and again I get a bit confused, with what language I've said what in. I try not to do I say first English and then Italian, and I try and mix it up. Provo a non dire sempre magari le cose prima in inglese, poi in italiano o viceversa. La mischio un po'. Abbracciamo la gamba qua. Hug our leg here. Possiamo anche salutare le nostre gambe. Ciao gamba, come stai? Grazie! Ringraziamo la gamba, chiediamo come sta. How are you, leg? How are you? How are you, wonderful leg? Vabbè, lo dico questa, prendetelo così alla leggera. Noi siamo talmente identificati col corpo, no? Che la diciamo proprio, questa è la mia gamba. La diciamo proprio, la mia gamba, questa è la mia gamba. So we're so identified with our bodies, right? That we even say, this is my leg, okay? This is my leg. It's his own leg. This is a leg. Vabbè, sono pensieri diversi, no? Per elasticizzare il cervello un po'. These are different thoughts just to get our brains a little bit more elastic. Okay? So anyway, we have it like this. Andiamo avanti. Giù. So we're going down, feeling it, breathing, softening. Morbidiamo le parti che sono duri. Anche le braccia qui non serve che sono tenuti. Oh. Crazy little worm thing, Un verme. Però, allora, sembra strano, eh? Non sarà venuto a caso adesso questo verme per insegnarci di muovere come un verme, ok? Avete visto come si muoveva? So it's not, let's take it as not a pure chance that this little worm came across now. Let's take it as something to teach us how to move more like a worm. Cioè noi pensiamo ai vermi, che schifo i vermi, Però, cioè, hanno il loro motivo, eh. Senza i vermi, guarda, i vermi fanno un lavoro pazzesco sulla terra, eh. Cioè, senza i vermi, è per quello che anche, non lo so, tutti i prodotti chimici ammazzano i vermi. Cioè, i vermi servono per dare vita alla terra. So, I'll just say, let's change. I'll just say, we look at worms and you think, disgusting, worms, But worms, they're so important for the health of the earth, of the soil. And all these chemical products that get put into the ground kill all the worms, so the ground becomes dead, and then you need to put fertilizers in it, otherwise things don't grow. Vicious circle, Circolo vizioso così. Allora, scuotiamo il piede.
Ciao con il piede. Ciao. Hello, how are you? Cambio. Respiriamo più profondo. Questo aiuta a ammorbidire. Breathe really deeply here. This helps to relax here in the back. Ancora, ancora, allora facciamo qualche suono. So we're gonna make some sounds now, okay? So we make a sound, suono A. Inspiriamo e espirando facciamo A così. So we breathe in, make the A sound, and as we're making the sound, we bring our hands up. Inspiriamo giù e di nuovo. Ascoltiamo il suono che facciamo, come cambia, come alzo le braccia. Cerco di farlo più risonante. I'm listening to the sound I'm making, trying to make it a little bit more resonant, and this helps to make the whole of the breath more, eh? And more, more. Inspirare ancora, let's breathe in again. Suono lo sentiamo più dentro di noi che non proprio fuori, ok? The sound we're making it vibrate more inside, internally, than more like outside. The difference would be this is really out. So at the same time I'm going forwards, I'm bringing the sound back. Se questo è troppo tecnico, non ci preoccupiamo, ok? Facciamo anche solo facendo un suono ha dei benefici enormi, ok? Again, inspirare, breathe in. C'è un punto dove possiamo anche sentire la vibrazione che arriva fino alle dita delle mani qua. There's a point moment where we can also feel the vibration we're making in the tips of our fingers here. Breathing in. Bene, very good. So now, sentite come
il viso si risveglia, come si sente tutto il corpo più sveglio. Can you feel how it makes the face come a bit more alive, how the whole body starts to become more alive? So now we breathe in and breathe out. E Brilliant! Now, let's combine these two things. Combiniamo queste due cose insieme. Quindi è inspiro. Inspiro. Apriamo bene la bocca, open the mouth wide for the A sound. Fantastic! Bello. Sentiamo un secondo gli effetti. Listen to the effects a moment. Continueremo con i suoni, però alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi. Let's shake the legs. We're gonna carry on with some sounds. Just gonna stand up a little bit. Shake the legs, shake the arms. Scuotiamo tutto. Facciamo un sacco, che non facciamo il balletto attorno alla sedia. It's been ages that we haven't danced around the chair. So we ready to go? Pronti per fare un ballo attorno alla sedia? Via! E più buffo la danza, più meglio viene, ok? E più è, come dire, è stravagante la vostra danza, e più è meglio funziona. E torna indietro, e muovere molto il sedere. Ecco, bene! Allora, stiriamo bene il polpaccio dietro, so really feel stretching in our calf behind us. Breathing, contenti. Senti come il respiro si sta liberando. Can you feel how the breath is freeing itself up? Ok, l'altra gamba, the other side. So, feel this in the. Got pointed by a piece of grass.
Ma appunto, un pezzo di erba. Vabbè. Senti lì dietro, che si allunga. Che bella è la lezione scorsa con il gatto Cali che sta sulla schiena. How beautiful it was. Hey, last lesson that Cali, she came on my back and I think she's sleeping. Penso che sta dormendo in questo momento. Abbiamo fatto questo e quell'altra. Facciamo anche questo. Sentire tutto l'allungamento lungo tutto questo lato qua. Feel the whole of the stretch from the foot all the way up to the hand. And try and opening the breath in this area again. Apriamo il respiro nel fianco. Bella sta posizione, non so se l'abbiamo mai fatto. I like this pose, I don't know if we ever did this one before. Got it. Side. Questo braccio qua potete anche tenere la sedia. If you feel safer, more solid, hold on to the chair here. Se sentite più sicuri, tenete la sedia. Okay, very good. Balance, like this. Equilibrio così. Anzi, teniamo il ginocchio qua. Hold the knee like this. Poi di lato, to the side. Tutti esercizi relativamente semplici, però è la consapevolezza che ci stiamo mettendo che aumenta i benefici. So all these exercises are all relatively simple, no? It's like just the awareness that we're putting in there which gives all the benefits to it. To the side. Se vi sentite anche così, eh? You feel like it also balanced like this, but if you're a bit not feeling quite so sure, maybe you're very lightly with your fingers. Se non vi sentite molto sicuri, anche molto delicati, dolcemente, trovare l'equilibrio. Ok, very good. Let's do this one. Tall, siamo alti, 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 alti. Ok, piano cambi l'altro lato. Ok, let's try this sort of like a dynamic balancing. Proviamo questo esercizio un po' di equilibrio dinamico. Una gamba dietro con le punta e braccio avanti. E come vado giù? Duck. E duck. Questa gamba è sempre un po' piegata. So I'm going to do like a dynamic balancing. The leg, back leg is quite stretched forward. This leg is slightly bent, arms forward. And as my torso goes down, the back leg goes up in the air. Duck.
Let's do it three times. Facciamo tre volte. Zack. L'altra gamba. Brilliant, bellissimo. Torniamo seduti. Ah, profondo con le braccia. Ancora. Allora, ora. Forse è troppo, per tante persone mettere la mano davanti così. Perhaps this is too much to come forward with the hand like this. Okay, let's not do that one. Andiamo avanti. Rilassati tutto. Let's just relax the whole body down. Down, down, down. E oggi facciamo, se vi va, facciamo dei suoni A per sentire le vibrazioni nella schiena. If it feels good to you today, make some A sounds to really vibrate in our back. Very good. Piano piano tornare su. Piano piano, la testa un po'. The head starts to be a little bit light maybe. Profondo le braccia. Ancora. Senti gli effetti, let's feel the effects on the whole body. La mind, sul respiro, sulla mente, stato d'animo, con la mood. Piano aprire gli occhi, slowly open the eyes again. Mettiamo le mani qua, put the hands on here again, feel if the breath is better. Sentiamo se il respiro si espanse di più. Se è più agevole, più semplice, più facile respirare qui. It's easier, it feels easier to breathe here now. Mani. Chiudiamo di nuovo gli occhi e questa volta facciamo una piccola meditazione, we're just going to do a very small meditation with the eyes closed, just for a minute or so, un minuto, sentendo, visualizzando, immaginando tu
tutte le cellule del corpo molto luminosi, brillanti, una luce brillante. Okay, so we're just gonna imagine all of the cells in the whole body really quite bright light, all lit up immaginiamo tutte le cellule del corpo luminose. Chiudiamo gli occhi, close your eyes, just breathe easily, respiriamo facilmente. Sentire il cuore anche aperto, feel the heart center opening. Piano piano risentire il corpo, apriamo gli occhi. Shoka va. Gioitissimati, la stessa shloka, gioitissimata. Shokava, gioitissimati. Bene, oggi così, finiamo qua così. E buona giornata a tutti. E spero di vedervi veramente presto. Un grande abbraccio collettivo, great big hug, everyone together. Ciao cari, ciao, buona giornata, goodbye everybody, bye, bye.